Sì, grazie. Sì, solo alcune piccole precisazioni rispetto all'intervento del collega Diaco. È stato detto che l'area di Malfante dell'ottavo municipio non era idonea. Non è così, l'area era idonea. Urbanisticamente è nato dal territorio una richiesta di non collocarla lì. È stato anche detto in alcuni interventi per la vicinanza con altre strutture tipo ASL o quant'altro. Diciamo che noi come maggioranza abbiamo delle perplessità su questa scelta, però rispettiamo quello che è stata una volontà, a quello che ci pare, se non ricordo male, unanime del municipio ottavo. Delle volte sui territori forse si è fatta un po' di confusione su queste strutture, paragonandole un po' a degli impianti di rifiuti. Non è assolutamente così. Questi sono centri di raccolta, non si chiamano più isole ecologiche, centri di raccolta, e lì ci sono dei cassoni dove non c'è organico, dove si portano quei materiali che non è possibile smaltire nel secchioni stradali o nel raccolta porta a porta, e sono molto importanti avere questi centri di raccolta. In realtà dovremmo fare un po' una campagna di informazione e far capire quanto è importante avere vicino casa un centro di raccolta. Dunque, io volevo fare questa precisazione. Poi, ecco, l'ha detto anche il collega Diaco, io veramente vorrei dare un ringraziamento all'assessore Ziantoni perché ha dato veramente un grande impulso a tutte le attività che lei sta seguendo, che sono quelle ovviamente dei rifiuti. Noi abbiamo parlato più volte di questi centri di raccolta, è già stata fatta un po' di cronistoria dalla famosa delibera Tronca, che non avevano di fatto neanche le competenze urbanistiche, insomma c'era un problema enorme. Noi ci siamo ritrovati con delle aree che di fatto in alcuni casi non si potevano neanche fare. Di lì è nato tutto un percorso. Devo dire che in una certa fase forse avremmo dovuto accelerare un pochino di più, ma o perlomeno far capire di più quanto era importante questa cosa. Poi ci siamo resi conto che l'inizio del percorso di poter rivedere queste aree non era forse andato bene. A quel punto è stato riavviato dei tavoli di confronto con i municipi, che hanno parlato e sono stati coinvolti tutti i municipi, tutti. Poi, per carità, ognuno è libero di cambiare idea, però sono stati coinvolti tutti quanti. E a quel punto si è arrivata a questa conclusione di questa delibera, che è una delibera ovviamente importante. Qualche settimana fa sono iniziati i lavori del centro di raccolta di via del Cerroncino, per cui stiamo avviando bene. Adesso c'è un altro ritmo, un'altra modalità di lavoro che lascia ben presagire per il futuro, perché questi centri di raccolta sono veramente importanti per aumentare la raccolta differenziata, dare servizi ai cittadini. Servizi ovviamente che poi con il tempo i cittadini stessi capiscono quanto è determinante avere un centro del genere vicino a casa. Grazie Presidente.